Mancano meno di 3 mesi al 1 gennaio 2022, data dell'entrata in vigore della direttiva quadro acque del riflusso ecologico, criterio approvato nel lontano 2000, che stabilisce una maggiore portata d'acqua nei fiumi a discapito dell'acqua derivata dalla rete artificiale e pertanto a discapito dei territori agricoli. Un argomento che Ambi Veneto e Consorzio di Bonifica Piave hanno trattato in un convegno nazionale di analisi sulle ricadute che questa misura avrà per i territori. Purtroppo siamo in ritardo, in forte ritardo rispetto a una direttiva di più di 20 anni fa che ora ci vede costretti a rincorrere un risultato che non è scontato. Significa ritrovarci con un 5-20%, da un 5-20% si dice di acqua rispetto a quella che avevamo prima, il che vuol dire che il Veneto ci rimette non solo dal punto di vista di produzione agricola, ma dal punto di vista turistico, ambientale, di tutto quello che è poi l'immagine del nostro territorio. Quindi direi che è fondamentale fare squadra in questo senso anche col mondo ambientalista e far capire che questa norma rischia veramente di mettere in ginocchio il Veneto sotto tutti i profili, anche quello ambientale. Più acqua nei fiumi significa quindi mettere a secco i bacini montani ed interi territori, non solo nella pianura veneta, ma nazionali. Una direttiva quadro acque che non tiene conto sicuramente dei territori del nostro paese, una direttiva quadro acque che penalizza fortemente l'agricoltura irrigua, che è l'unica vera agricoltura che possiamo fare nel nostro paese. Siamo un paese del Mediterraneo, un paese che non si può fare agricoltura senza utilizzare l'acqua. Le sfide per il futuro sono sfide importanti, ma devono essere calate soprattutto facendo i giusti investimenti per cercare di arrivare a quegli obiettivi di sostenibilità ambientale, che non devono però dimenticarsi della sostenibilità sociale e della sostenibilità economica delle nostre imprese. In corso di svolgimento delle sperimentazioni che dimostrano l'inapplicabilità della direttiva in termini di deflusso minimo vitale e di deflusso minimo ecologico, sperimentazioni che sottolineano l'inevitabile impatto negativo in termini agricoli, ambientali e sociali, una situazione per la quale diventa necessaria una richiesta di deroga. Sappiamo fin dall'inizio che lasciare lo status quo è molto molto difficile, ma ne siamo consapevoli e potremmo tutti assieme studiare il modo di lasciare un po' più acqua nel fiume, ma contemporaneamente risparmiarla in agricoltura. Io credo che nei prossimi mesi si attiveranno tutti quei percorsi di richieste di deroghe, appunto per riuscire ad entrare nel merito della direttiva quadro acqua, che è necessaria attraverso le istituzioni, attraverso la conferenza Stato-Regioni, attraverso la politica nazionale e anche europea, perché crediamo che ci siano gli strumenti per dimostrare che il vero valore ambientale dell'irrigazione è ben superiore, ben maggiore rispetto a lasciare l'acqua nel corpo fluviale che rimane lì e non dà un beneficio ambientale, non crea quella territorialità, quella bellezza ambientale e quella bellezza territoriale che abbiamo grazie appunto nei secoli aver gestito l'acqua all'interno dei territori, sia quando era troppa con lo scolo che quando era poca grazie all'irrigazione.